la voce del mio amato. Eccolo che viene alzando per i monti, alzando per le colline. Somiglia il mio amato a una gazzella, a un giovane cerviato. Somiglia il mio amato a una gazzella. Eccolo che si ferma dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso la grata. Ora parla il mio amato e mi dice: alzati, amica mia, alzati, mia bella, e vieni, alzati. Perché con l'inverno è già passato, è cessata la pioggia e se n'è andata. I fiori sono apparsi sulla terra, il tempo del canto è tornato. La voce della tortora si fa sentire, il fico ha messo fuori i primi frutti e la vite fiorita espande la sua fragranza. Alzati, amica mia, alzati. Alzati, amica mia, amica mia, alzati, mia bella e mia. O mia colomba che abiti nella fenditura della roccia, nei nascondigli dei dirupi, fammi udire la tua voce, fammi udire la tua voce. Cacciate via le volpi, le piccoline volpi che guastano la vigna, perché la nostra vigna è in fiore. La nostra vigna è in fiore. Il mio diletto è per me e io sono per lui. Prima che soffi la brezza e si allunghino le ombre, ritorna, 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 ritorna. Ritorna, ritorna, ritorna.
santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rabe Babilonia, Palestina, Tiro ed Etiopia, quando uno nasce in es- nel suo libro. Costui è nato là e danzando canteranno, sono in te le mie fonti. Mia sposa, mi rubasti il cuore, mi rubasti il cuore, oh, 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 oh. Mi rubasti il cuore, sorella mia. Che belli i tuoi amori, che belli i tuoi amori, la fragranza dei tuoi profumi, più di tutti i balsami d'amore, miele stilano le tue labbra, sposa mia, sorella, miele late sono sotto la tua lingua, la fragranza dei tuoi vestiti e la fragranza del Libano, sposa, sposa mia, più gustosi del vino sono i tuoi amori. Giardino chiuso sei, sorella mia, fonte sigillata, sposa mia, i tuoi frutti, un paradiso di melograni, di nardo e zafferano, di mirra e aloe. Alzati vento austro e vieni. Vento austro
soffia nel mio giardino perché fonda i suoi aromi. Soffia nel mio giardino perché fonda i suoi aromi. E possa entrare il mio amato e si diletti dei suoi frutti esquisiti. Sono già entrato nel mio giardino, esposa mia, e mi ha mangiato il miele nel suo favo, e bevuto il mio vino, il mio latte. Amici, venite, bevete, oh miei cari, e inebriatevi. Mi rubasti il cuore. Sorella mia, mi rubasti, che belli i tuoi amori, che belli i tuoi amori. Miele stilano le tue labbra, esposa mia, sorella. Miele latte sono sotto la tua lingua. La fragranza dei tuoi vestiti e la fragranza del Libano, esposa mia, esposa mia. Più gustosi del vino sono i tuoi amori. Alzati vento austro, vieni. E soffia nel mio giardino perché fonda i suoi aromi. E soffia nel mio giardino perché fonda. Quando dormivo il mio cuore vegliava, la voce del mio diletto udì, quando dormivo il mio cuore vegliava, la voce del mio diletto udì. Aprimi, sorella mia, aprimi, colomba, che la mia testa è coperta di rugiada e mi riccioli al frescore della notte. Mise la mano per il buco della porta
e le mie viscere si commosero. Mi alzai correndo e mie mani stirarono mirra, mirra fluidissima, le mie dita sul chiavistello della borda. Vi scongiuro, figli di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, ditegli che muoio di amore. Vi scongiuro, figli di Gerusalemme, ditegli che muoio di amore. Aprì, aprì al mio amato, ma non c'era, se n'era andato e l'anima mi venne meno nella sua fuggita. Lo cercai e non lo trovai, lo chiamai e non mi rispose. Mi incontrarono le guardie che fanno la ronda, mi spogliarono, mi percossero le guardie dalle mura. Vi scongiuro, figli di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, ditegli che muoio di amore. Fratello, ti potrei baciare al incontrarti nella porta. Ai, se tu fossi mio fratello, ti potrei baciare che si scandalizzassero. Vi scongiuro, figli di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, ditegli che muoio di a mi amado decirle que muero de amor. Oh, ay, si tú fueras mi hermano, te podría besar al encontrarte en la puerta. Scongiuro, figli di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, ditegli che muoio di amore. Thank you.
regina dei cieli. Signora, signora degli angeli, salve radice, salve porta, tu. Apristi il cammino alla nostra luce, dalle gati, Vergine Maria.
frecce in mano a un guerriero, i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne appiena la faretra, non tremerà in faccia ai suoi nemici. Compagni stanno in ascolto fammi udire la tua voce, fammi udire la tua voce. Colei che ha trovato pace, la mia vigna è qui davanti a me, la mia vigna è qui davanti a me. Vieni dal Libano, mia sposa.
benedetta sei tu. Maria, tra tutte le donne, Maria, e benedetto è il frutto, Maria. Ho sentito la tua voce, qualcosa si è mosso dentro di me, il mio bimbo ha esultato di gioia. Cantate a Dio, cantate, cantate a Dio, cantate.
Constatare, percepire nell'arrivare in questa comunità parrocchiale. Guardando i nostri volti e accogliamo la gioia che viene non da noi, ma dal credere che Cristo è benedetta sei tu, Maria, tra tutte le donne, Maria, e benedetto è il frutto. Maria, il frutto del tuo seno, Gesù, Maria, tu hai creduto, e come mai che la madre del Signore viene presso di te? Come mai? E come mai che la madre del Signore viene presso di me? Grazie a te, caro Don Luca. Grazie per queste parole, grazie per questo saluto che mi hai porto a nome di tutti e che ricambio molto volentieri. Saluto te, saluto Don Elio e gli altri sacerdoti che sono qui, saluto i diaconi e saluto tutti voi. Fa molto piacere vedervi, vedere i vostri volti, vedere la gioia nei vostri volti, questo canto che abbiamo ascoltato, che io ho ascoltato, che voi avete elevato al Signore, è un canto di festa, grande letizia per la celebrazione che la liturgia ci fa compiere già da questa sera, come ci ha ricordato Don Luca, la grande festa dell'ascensione del Signore. Il Cristo risorto che trionfa torna in cielo con tutta l'umanità. Questo è il motivo della nostra gioia, la nostra vita si è trasformata. Ed è per questo che celebriamo l'Eucaristia, entriamo nel mistero della grande lode per la redenzione compiuta dal Signore.
ci sentiamo Chiesa del Signore con tutti i suoi carismi e con tutti i suoi doni. Disponiamoci dunque a questo momento di grazia e facciamolo riconoscendo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione,
con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento delle promesse del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi, invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re terra. Cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono
Santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Cristo Gesù è risorto. Sorto. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo Gesù è il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro:
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Queste sono le parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo secondo Marco. Gesù fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Questa è l'ascensione del Signore, di cui parla anche il brano del Libro degli Atti degli Apostoli, che abbiamo sentito proclamare. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Fu elevato in alto, fu elevato in cielo. Questo è il linguaggio che la parola di Dio utilizza per farci entrare in questo grande segreto che non riusciremo mai a fare fino in fondo. Forse potremmo fraintendere, perché l'essere elevato e portato verso il cielo a qualcuno potrebbe far pensare che il Signore se n'è andato, ha lasciato la terra, è tornato nei cieli da dove era disceso. Se così fosse, davvero per noi sarebbe infinitamente triste. Vuol dire che rimarrebbe questa distanza tra il cielo dove lui è e la terra dove siamo noi. Ma tu, Signore, non te ne sei andato. Lo avevi detto ai tuoi apostoli durante l'ultima cena, ce lo insegna il Vangelo di Giovanni. Ancora un poco e non mi vedrete più. Ma un po' ancora e tornerete a vedermi, perché io sarò con voi, io vivrò e voi vivrete. Io vado a prepararvi un posto, ma poi tornerò, starò con voi e vi condurrò con me, perché siate anche voi dove sono io. Perché possiate conoscere il Padre come lo conosco io, perché possiate sentirvi fratelli miei e fratelli tra di voi. Perché in effetti il Signore fu elevato in cielo,
ma per sedere alla destra di Dio. Se notate, lo faremo tra poco, quando noi reciteremo il simbolo della nostra fede, cioè il credo, diremo questo: è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Sale per andare a prendere il posto alla destra del Padre. Chi prende il posto alla destra di un altro? Ma chi condivide il potere di una persona che ha una grande autorità? L'immagine è quella del re, che chiama a fianco a sé il principe a condividere la sua sovranità. Siedi alla mia destra, aveva detto il Salmo. Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Io ti do la mia potenza, quella potenza che dal cielo eserciterai sulla terra. E allora capiamo meglio. Tu, Signore, non te ne sei andato, ma sei salito alla destra del Padre per ricevere la pienezza della potenza e regnare oltre i limiti dello spazio e del tempo nella nostra storia, di generazione in generazione. Lui è colui che regna, come dice la liturgia. Le orazioni della nostra liturgia finiscono sempre così: per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen, diciamo. Noi crediamo che è così. Crediamo che noi, mentre camminiamo nella storia, sulla terra, siamo in realtà come abbracciati dalla potenza del Cristo risorto, il nostro Re. Ed è bello cantare al nostro Re, cantare con gioia a colui che ha la sovranità piena sul mondo. I potenti della terra a volte vogliono farci credere che la sovranità è nelle loro mani, ma non è vero. È un'illusione ed è una menzogna. L'unico che veramente regna è il Cristo risorto, e regna con la potenza di un amore infinito, veramente divino. E grazie a Lui allora la nostra vita può prendere la forma che da sempre Dio desidera per noi, la forma della vita redenta. Nel libro dell'Apocalisse si dice che Giovanni viene accompagnato dall'angelo e vede un'immensa schiera di uomini e di donne di vari popoli e lingue e stirpi, e queste persone hanno una veste bianca che è segno della vita nuova che hanno ricevuto e della loro santità. Queste persone sono coloro che hanno, dice l'angelo, hanno immerso le loro vesti nel sangue dell'agnello. Sono i redenti della terra. È molto bella questa espressione. I redenti della terra. Noi siamo i redenti della terra, nella misura della nostra fede, nella misura in cui ci consegniamo a questa sovranità che è all'opera nel mondo. Non siamo da noi stessi capaci di darci la redenzione, di darci la salvezza, ma la riceviamo in dono, e questa salvezza è una realtà, non è un'illusione. Voi lo sapete, quando la vita cambia, cambia, non è un'illusione, diventa un'altra realtà. Si può veramente essere felici della propria esistenza, ma non perché la si attribuisce a se stessi. Precipiteremmo di nuovo nella terribile tentazione dell'orgoglio. Noi siamo redenti per grazia, noi siamo felici perché qualcuno ci ha reso felice.
e continua ad accompagnarci con la sua grazia. La nostra vita ha preso un'altra forma e noi desideriamo che la mantenga sempre. Una forma che poi viene precisata dalla parola di Dio. Nella seconda lettura ci sono espressioni veramente molto belle. San Paolo dice: fratelli, io, il prigioniero del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, cioè degna di quella grazia che vi ha raggiunto. E come bisogna comportarsi, verrebbe da dire? Dici tu che sei l'apostolo del Signore. Ecco, così bisogna comportarsi, con ogni umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Questa è la nuova vita che ci è stata donata. Conserviamola, custodiamola. Voi avete anche il privilegio di avere come patrona la Trinità stessa, niente meno. La Trinità stessa, la sorgente di questa vita, che in fondo altro non è se non l'amore meraviglioso che il Padre dona al Figlio, che il Figlio ridona al Padre nell'amore dello Spirito Santo. E allora questo io vi auguro, che questa comunità, tutte le comunità, siano il luogo dove noi coltiviamo questa unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Espressione visibile, testimonianza chiara anche per il mondo di quel mistero amabile che la nostra fede e la tradizione della Chiesa ci ha abituato a definire così: la Trinità di Dio. Santa Trinità, unità nell'amore, fa di noi dei veri testimoni della tua pace. Rinnoviamo ora insieme la nostra fede con la formula del simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nasce da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ed ora, fratelli e sorelle, rivolgiamo al Signore la nostra preghiera, pensando alle necessità della Chiesa, dell'intera umanità e di ciascuno di noi. Ci vogliamo pregare, o Padre, tua Chiesa, per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Piero Antonio, per tutti i Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate e per tutto il tuo popolo, Signore, affinché possiamo essere testimoni della tua fedeltà e della tua misericordia. Preghiamo. Ricordati di noi, ora che
potere sulle nazioni, affinché col tuo Santo Spirito possa trovare il modo perché le guerre finiscono e anche le ostilità. Ti vogliamo pregare anche per la nostra Italia, per i nostri governanti, perché col tuo Santo aiuto possano legiferare per il bene del Paese. Preghiamo. Ricordati di noi, ora che sei nel tuo regno. Ti vogliamo pregare, oh Padre, per gli ammalati, per i sofferenti, per le persone sole, per tutte quelle persone che la società considera come ultimi. Ti preghiamo, Signore, perché noi, col tuo santo aiuto, possiamo anche dimostrare il tuo amore. Ti vogliamo pregare, oh Padre, per tutti coloro che stanno soffrendo. Per questo preghiamo. Ricordati di noi. Insieme al nostro Vescovo Piero Antonio, intorno a questa mensa, donaci un cuore grato per i tuoi doni che continuamente vieni a fare, iniziando proprio dal dono dell'Eucaristia. Ti vogliamo pregare, Signore, perché possiamo essere consapevoli del tuo grande amore. Ti vogliamo pregare, oh Signore, anche tutti coloro che stanno seguendo questa celebrazione della loro casa, perché possa arrivare il tuo amore e la tua pace. Una preghiera, oh Padre, per le nostre famiglie, perché col tuo santo aiuto possono essere chiese domestiche. Per questo preghiamo. Ricordati di noi, ora che sei nel tuo regno. Accogli, o Padre, la nostra preghiera. E ti rivolgiamo con la fiducia dei figli, esaudiscila nella tua bontà. Benedetto tu che sei il nostro Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Per amore dei miei fratelli, per amore dei miei amici, io dirò, pace su di te, che allegria quando mi dissero andiamo alla casa del Signore. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem.
l'amore dei miei amici. Io dirò, pace su di te. Chiedete pace per Gerusalemme. E sia la pace, e sia la pace. Sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è primogenito saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 santo è Dio dell'universo. Sono i cieli.
veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, tu fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Questo è il sacramento della nostra fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Faustino e Giovita, Sant'Angela Merici e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera.
preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e ogni gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen, 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 amen. Padre, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu regni e la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Del mondo, beati gli invitati alla cena della
Il Signore mi ha dato lingua da discepolo, perché possa portare allo stanco una parola di sollievo. Mattina dopo mattina risvegli tu il mio orecchio, perché possa ascoltare come un discepolo. Il Signore. Offrì le mie spalle a chi mi percuoteva. A chi mi strappava la barba. Sapevo che tu mi avresti aiutato, per questo ho reso il mio volto duro come la pietra, ero sicuro che tu mi avresti sostenuto. Se tu sei Stop.
cantate inni al Signore, perché ha fatto con noi cose grandi. Gridate con gioia, perché il Signore vi ama. Voi tutti abitanti, preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Eccellenza, sono qui a nome della comunità parrocchiale per esprimerle la nostra gratitudine. Sentite? E la gioia per la sua presenza. Gioia che esprimiamo a lei, come la esprimiamo alla Madre Chiesa, che ci è stata madre, perché ha salvato le nostre vite. Molti di noi erano lontani, molti erano vicini, per tutti ha saputo trovare una parola, una celebrazione, un catechista, una presenza, che ha fatto di noi delle persone vive e felici. Meglio delle mie parole lo esprimono la voce di questi bambini, che sono una rappresentanza dei tanti figli di questa comunità parrocchiale, segno dell'azione dello Spirito Santo nei nostri cuori. Quale gioia più grande se non dare nuovi figli alla Santa Madre Chiesa? Ecco, come segno, e piccolo segno, perché possa essere un ricordo, per esprimere e rammentarle questo incontro e la parrocchia appunto della Santissima Trinità, le offriamo questa icona. Poi ha fatto una colletta per sostenere la carità del vescovo e quindi ci prendiamo a fare anche questa. Vi ringrazio di cuore. È proprio vero, come è stato detto, uno dei doni più preziosi che la Chiesa può ricevere è quello di nuovi figli, e quindi anche a me fa piacere vedere tutti questi bambini, ragazzi, ragazze. Facciamo loro un applauso, a tutti i bambini. Riceviamo la benedizione del Signore, che davvero vi accompagni, vi sostenga, vi mantenga nella sua gioia. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Io vengo a riunire, tutte le nazioni, verranno e vedranno la mia gloria, verranno. Prendesse